Quando ero giovane amavo molto gli animali, ma non capivo e non conoscevo le piante, gli alberi. Invecchiando, col passare degli anni e poi vivendo in campagna, piantando tanti alberi, ho imparato a conoscere gli alberi e ho capito che sono creature straordinarie, che hanno una sensibilità, un'intelligenza, un carattere. E con gli anni mi è venuta voglia di scrivere proprio la storia di un albero, anche se sembra noiosissimo, perché in realtà un albero sta fermo, non succede niente, ma in realtà un albero, proprio perché sta fermo, ha uno straordinario mondo interiore. Il grande albero è la storia di un abete bianco precisamente, che nasce sulle montagne, qui sulle Alpi, nel 1700, e vive fino ai nostri giorni diventando il re della radura, e poi succederanno altre cose, naturalmente. Però era il libro che volevo scrivere da tutta la vita, perché è una fiaba, come tutte le fiabe, è una fiaba che parla del fondamento della vita, del senso della vita, dell'amicizia, dell'amore. È una fiaba positiva, una fiaba che lascia, credo, molto un senso di pace interiore. È una fiaba in cui il protagonista è il bosco, sono le betulle, i faggi, i noci, tutta la grande compagnia degli animali, degli alberi, scusate, e anche degli animali. E per me è stato, dal punto di vista creativo, la più bella esperienza scrivere Il Grande Albero, perché ho trovato la gioia di raccontare il bosco, i crocieri, gli organetti, gli animali, gli uccelli, il sottobosco, i pensieri delle betulle, i pensieri appunto degli abeti, dei larici, che sono sempre invidiosi, no? E forse leggendo questo libro si impara a guardare, perché non siamo più capaci di guardare, ascoltare, perché anche qui non siamo più capaci di fare, e forse si impara di nuovo così a percepire la bellezza. La bellezza è il fondamento, è il mistero della nostra vita. Una vita senza bellezza, senza capacità di vederla, di capirla, di viverla, di comunicarla, è una vita purtroppo drammaticamente povera. Io sono il grande albero, sì, perché il grande albero, l'avventura comincia dal seme, comincia il libro, dunque io dal seme ho fatto tutto, sono cresciuta con lui, ho visto cambiare il mondo, ho visto arrivare il romanticismo, ho visto arrivare le guerre mondiali, io ho visto la storia d'Europa dalle fronde, dalle mie fronde, con le mie belle pigne, sì, io sono molto il grande albero è il grande saggio, no? L'albero è la natura più profonda dell'uomo, dunque il momento in cui ci identifichiamo con un grande albero, ci identifichiamo con la parte più profonda della nostra saggezza.